E buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente siamo in un video che mi hanno chiesto veramente in tanti, specialmente persone appunto che si sono affacciate a questo gioco da pochissimo e di conseguenza hanno bisogno magari di una indirizzata iniziale per capire un po' come comportarsi all'inizio, perché ovviamente essendo World of Warcraft un gioco veramente vasto, veramente pieno di cose da fare, una persona che non si è mai informata, non ha mai letto niente, non sa dove iniziare. Andrò a trattare questo video senza la webcam, semplicemente con la mia voce sotto, in modo che potrete concentrarvi sull'interfaccia, sulle spiegazioni, perché magari se avete la webcam di fianco vi distraete guardando la mia faccia, che non è chissà quale oggetto di distrazione, però vabbè, comunque uno può in ogni caso essere distratto. Quindi io vi lascio al video e mi raccomando fate attenzione ai particolari. Allora ragazzi, siamo arrivati alla schermata, ovviamente che vi trovate appena entrate nel vostro account. Vabbè, qui c'ho una sfilza di PG infiniti, guardate soprattutto la mia nuova skin nel palino, quanto cazzo è bella, ma vabbè, questo è un altro dettaglio, ne parliamo semmai in un altro video. Vi troverete davanti questa schermata e andrete a creare un nuovo personaggio, se non ne avete nemmeno uno ve lo andrà a creare in automatico. Allora, siccome nel mio vecchio video che avevo già fatto, la parte iniziale l'avevo fatta con un umano, quindi con l'Ally, di conseguenza questa volta lo andrò a fare con un'orda, un personaggio ordoso, no, con un'orda. A seconda ovviamente della razza che andrete a scegliere, il territorio iniziale da cui partirete sarà diverso. In questo caso prenderò magari uno dei più classici, che è l'orco. Qua avrete da scegliere il nome, mi raccomando sceglietelo perché non potrete mai cambiarlo, a meno che ovviamente non pagherete. Vabbè, la faccia, lo stile dei capelli, il colore, che ne so, tipo la barba e sta roba qua. Una volta scelte le vostre caratteristiche, dovete semplicemente entrare all'interno del mondo. E eccoci qua, allora, non appena sarà finito il filmato che io ovviamente ho skippato perché l'ho visto tipo 60.000 volte, voi probabilmente l'avete visto perché vi siete fatti incuriosire giustamente, vi scaraventa in questa realtà caratteristica da orco. Accettate la missione che vi dà qui davanti, che ovviamente vi troverete davanti praticamente in ogni territorio iniziale. Ci sarà un NPC che vi starà aspettando per darvi la quest iniziale, che poi piano piano si diramerà in altre quest. E da qui inizieranno subito le missioni in cui ci saranno da ammazzare mob. Rapida introduzione all'interfaccia. Allora, lasciate perdere la riga che io sopra, che è un add-on, che vabbè, è una cosa che vi riguarda magari successivamente. Allora, qua sotto avete questo mini menu. Qui ci sono tutte le informazioni del vostro personaggio, qui tutto l'equip, quindi qua tutte le varie reputazioni che, vabbè, sono cose che vi interessano magari successivamente, però principalmente le cose che vi interessano sono l'interfaccia del personaggio con i vari attributi. Di fianco avete lo spellbook con le varie abilità che vi verranno date in automatico non appena raggiungerete i livelli specifici, quindi 5, 8, 10 e così via. Spostandovi leggermente per destra avrete i talenti, che vi verranno sbloccati al livello 10 e vi invito ovviamente a scegliere i talenti adeguati, magari cercateli su Google, scrivete che ne so, talenti per Warrior, quindi Warrior Talents, e vi verranno fuori magari dei siti specifici in base alla spec che volete scegliere. Dopo quelle sono cose personali che vanno a gusti, sono persone magari che preferiscono spec rispetto all'altra, preferiscono curare o fare DPS oppure tankare, quello sarà a vostra discrezione. Qui avrete gli achievement che praticamente sono delle specie di obiettivi che potenzialmente, tranne rari casi, non vi danno appunto magari dei titoli che potete scegliere qua nella vostra interfaccia del personaggio. Ma pure queste sono cose che vi riguardano relativamente all'inizio. Qui questa è una cosa che vi riguarda particolarmente perché c'è tutta la lista delle vostre quest. Quest log, questo qua. Dove praticamente vi andrà a segnare sulla mappa dove si svolge quella determinata quest, oppure dove potrebbero stare determinati mob da uccidere. Questo pure è una cosa molto importante che sbloccherete al 10 e praticamente è un modo di cercare gruppo per dei dungeon che vi permettono di livellare molto velocemente, specialmente all'inizio. Quindi vi consiglio particolarmente, dopo il 15, di buttarvi in dungeon e non uscire più. Le collection, se siete dei personaggi nuovi, vi riguarda fino a un certo punto perché, vabbè, ci sono le mount che ancora sicuramente non avrete, ci sono i pet che sicuramente non avrete, i giocattoli non avrete, gli heirlooms sicuramente non avrete, che sono degli oggetti particolari che vi permettono di livellare più in fretta perché, come potete vedere, aumenta l'esperienza che prendete per ogni pezzo da un tot di percentuale, 10, 5, 10, 10. E questo, vabbè, pure uguale non mi riguarda perché sono praticamente le skin che potenzialmente potete avere e dove si droppano. Qua in basso a destra avete le bag, che inizialmente vi verrà data questo backpack, che è uno zainetto standard da 16 slot, con questa che è la Hearthstone. Con il tasto destro inizierà a castare questa spell,
che praticamente è come se fosse un teletrasporto a una base a vostra scelta. Per esempio, dall'inizio ovviamente me la mette dove avete iniziato, però potete tranquillamente spostarla parlando con un innkeeper o con un locandiere, credo sì, che è in italiano, non lo so. Comunque potete spostarla come volete. Un classico esempio di quest è proprio questo qui, in cui dovete ammazzare questi boar, che sarebbero cinghiali, per andare a completare una quest. Adesso livellare è molto più semplice rispetto a prima, perché è proprio palese i mob che dovete uccidere. Vedete per esempio questo cerchietto giallo che hanno sotto, in più, in basso a destra, vedete proprio che sotto al nome del mob c'è scritto il nome della quest. E quindi è molto semplice. Una volta che avrete finito la quest, il punto in esclamativo giallo che prima avete avuto per prenderla è diventato un punto interrogativo giallo, il che significa che la quest è stata completata e che potete andare avanti. Siamo passati già a livello 2, come vi ho detto, è molto veloce livellare adesso. Ecco, io ho droppato finalmente un pezzo. Per equipaggiare un pezzo, o lo trascinate in questo modo, oppure ci premete semplicemente destro e ve lo mette in automatico. E qui potete vedere magari la skin, zoomando con la rotellina, spostando il personaggio. In alto a destra trovate la minimappa, dove potete vedere delle potenziali quest che si possono prendere, come questa qua, che io non mi ero cagato di pezzo, e fortunatamente grazie alla minimappa l'ho vista. Perché magari se non vi si trova davanti alla faccia, non è che non so così facile da vedere. E adesso abbiamo due quest qua da fare, in cui appunto vi fa vedere il range dell'area nella quale potete potenzialmente trovare il mob da dover uccidere. Diciamo che principalmente le metodiche delle quest di Warcraft sono o ammazza mob, punto, o ammazza mob per droppare questa cosa, oppure raccogli determinati, che ne so, fiori o roba simile, gemme. Diciamo che principalmente l'80% delle quest di Warcraft è strutturato così. Oppure c'è semplicemente ammazza il boss o ammazza il capo di questa cosa, ma comunque vi dico, adesso come adesso livellare è molto più semplice rispetto a prima, quindi non vi dovete preoccupare perché riuscirete a livellare tranquillamente. Ah, non vi ho detto, il game menu è molto semplice perché praticamente se avete giocato ad altri giochi è un classico menu, qui avete il sistema, quindi le grafiche, il linguaggio e i suoni. L'interfaccia magari potete già sbizzarrirvi un po' di più. Per esempio, già nel control io metto sempre l'autoloot, il che significa che ogni volta che ammazzate un mob vi basterà premere col destro e vi verrà lootato in automatico tutto quello che c'è dentro. È un modo per risparmiare tempo. Qui potrete aggiungere le action bar. Le action bar sono queste qua, quelle cioè dove potete posizionare le vostre spell. Le aggiungete tutte. E mi raccomando, fate questo perché sennò le spell vanno per cazzi loro. Se voi andate a lockare le spell, queste non si trascinano più e rimangono esattamente dove sono. Sembra una cazzata, ma vi assicuro che tantissime volte mi sono sbagliato e mentre stavo fightando, magari preso dalla foga, ho sparato spell a destra e a sinistra perdendomele. Ecco, questa è la metodica di queste che utilizza World of Warcraft, cioè raccogliere roba. Ragazzi, ho cambiato il volo PG perché così posso farvi vedere le robe che con quell'altro non avrei potuto farvi vedere perché non ho raggiunto determinati livelli. Allora, vi ricordate che prima vi ho detto dei talenti? I talenti si sbloccano a livello 10 e potete scegliere tra tre specializzazioni. Io adesso sto con un rogue che, vabbè, è per forza di cose un DPS e basta. Ma se voi avete, per esempio, che ne so, un druido, avrete tre specializzazioni di cui una ci sarà scritto danno, un altro healer o curatore e un altro tank o guardiano. Rispettivamente, vabbè, damage fa danno, healer cura e il tank si prende gli schiaffi per gli altri e tiene l'aggro dei mob. E qui, una volta scelta la specializzazione, cambieranno anche le vostre spell. Qua a destra avete i talenti. Ogni 15 livelli avrete un talento da poter scegliere tra tre. Questi uguale vi consiglio di vederli su internet perché, specialmente all'inizio, se non sapete come muovervi, copiateli semplicemente. Dopo, quando arriverete al 110, avrete tutto il tempo di vedere qual è la vostra spec migliore, quella che vi piace di più. Oppure la più funzionale, quella che va più di moda e è più forte al momento. Questo è il group finder che vi dicevo prima, cioè una metodica di trovare party o gruppo. Quassù vi trovate il dungeon finder, o ricerca di stanze in italiano mi sembra si chiami, e potete scegliere se fare specific dungeon, cioè cercare un dungeon specifico, oppure semplicemente uno random. Ovviamente vi consiglio di fare quello random perché, sì, a parte il fatto che se siete nuovi non conoscete nemmeno la differenza tra questi. Ma poi sul random vi danno il bonus dell'esperienza, il sacchetto che qui ci sono, diciamo, di solito dei pezzi di equip e in più qualche soldo che non va mai male. Quindi semplicemente voi trovate gruppo, vi parte, diciamo, una coda che trovate qua in alto a destra con un tempo stimato.
Prima di fare questa cosa, ovviamente in base alla vostra spec, scegliete se siete tank, healer o DPS. In questo lato invece il Dungeon Finder avrete il PvP, cioè il player versus player, e invece di fare contro dei mob, diciamo, NPC, diciamo, senza vita, andrete a fare contro delle persone in degli scenari che sono appunto questi battleground, e anche loro appunto avranno delle piccole ricompense e ovviamente daranno anche loro exp. Se vincete ve ne daranno di più. Potete anche scegliere di fare delle arene, ma vi consiglio di diventare un attimino più bravi prima di farle, non perché avete qualcosa da perdere, però sinceramente all'inizio secondo me è uno spreco di tempo. Vi dico l'ultima cosa che è stata aggiunta da un po', però comunque è una cosa veramente veramente importante, perché se vi trovate a un certo punto in cui non sapete più quello che cazzo fare perché non avete queste intorno, aprite qua la guida all'avventuriero e qui a sinistra potete vedere che ci sono scritti dei territori, diversi territori. Ognuno di questi territori è un potenziale territorio dove andare a fare quest. Che significa? Se io posso andare a Silver Pine Forest, faccio start quest e mi dà la quest per andarci direttamente. Così che voi andate a cercare questo territorio nella mappa, trovate il modo di andarci, perché pure quello sarà un buono smattimento all'inizio, però vi basta chiedere a qualcuno in giro, se non trovate uno stronzo ve lo spiega, oppure me lo scrivete nei commenti o nella mia pagina, ve lo dico io tranquillamente. Ok ragazzi, diciamo che per adesso come guida iniziale è sufficiente che dovete sapere questo. L'utilizzo delle spell è molto lampante, cioè va in base ai tasti. Dopo, se volete una guida più specifica, magari che ne so, riguardo macro, riguardo le potenziali bind dei tasti o gli add-on migliori magari per iniziare a livellare o per fare raid, che ne so. Qualsiasi cosa vi viene in mente, voi basta che lo scrivete e io mi adatto e cerco di fare un video che possa aiutarvi. Quindi io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione. Ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.